aveva le vecchie pazzo, s'è venduto il materasso per comprare pane e vino, tarallucci e cotechino. E mangiando a crepapelle gli è venuto un gran pancione, che somiglia ad un pallone. Beve, beve, all'improvviso gli diventa rosso il viso. Poi gli scoppia anche la pancia, mentre mangia e ancora mangia. Così muore Carnevale e gli fanno il funerale. Dalla polvere era nato ed in polvere è tornato. Video sarà a tema carnevale e vi svelerò 5 curiosità su questa festa. Iniziamo! La prima curiosità riguarda proprio il nome Carnevale. Vi siete mai chiesti perché si chiami proprio così? Deriva dal latino carnem, levare, ovvero togliere la carne. Perché il carnevale indicava l'ultimo giorno in cui era possibile mangiare la carne, prima della quaresima, ovvero dei 40 giorni di digiuno e astinenza. Curiosità numero 2. Se parliamo di carnevale, sicuramente vi viene in mente il carnevale di Viareggio, uno dei più famosi, uno dei più sentiti, ma non il più antico. Infatti il carnevale più antico d'Italia ha origine a Fano, nelle Marche, e si parla della metà del 1300. Quello di Viareggio nacque soltanto alla fine del 1800, quando un gruppo di ragazzi di alta borghesia decise in questo periodo di fare una parata per protestare contro le tasse e i problemi della società. Adesso ragazzi non è che ci racconta tutto di loro. La terza curiosità è sicuramente una cosa che vi siete sempre chiesti riguardo il carnevale: ma perché ci mascheriamo? Dovete sapere che l'usanza del mascherarsi non deriva dalla tradizione cristiana, bensì da una più antica tradizione pagana. Si risale addirittura ai tempi greco-romani. Questo del carnevale, infatti, era un periodo in cui si poteva sovvertire e rovesciare il tradizionale ordine delle cose. Ma come parlano difficile? Ad esempio, il povero poteva fingersi ricco e lo schiavo poteva fingersi libero. Ecco che da questa usanza ne è derivata la tradizione di continuare a mascherarci da qualcosa che non potremmo mai essere o che vorremmo essere. Se parliamo di mascherarci, non possiamo non parlare di maschere. Infatti, la quarta curiosità riguarda proprio le maschere che appartengono ad ogni regione, ad ogni città. Non tutti sanno forse che Firenze ha una sua maschera ed è la maschera di Stenterello. Fu creata da Luigi del Buono, attore fiorentino, nel XVIII secolo, nel 1700. Stenterello riflette un po' la figura del fiorentino, infatti è chiacchierone, impulsivo, ma allo stesso tempo anche un po' pauroso. Il nome Stenterello deriva dal fatto che è un personaggio che appunto è cresciuto di stenti, vive di stenti, per quello Stenterello. La quinta e ultima curiosità ha a che fare con qualcosa che sicuramente almeno una volta nella vita avrete lanciato. Sto parlando dei coriandoli. I coriandoli hanno un'antica tradizione, derivano addirittura dal Rinascimento. Inizialmente non erano i cerchietti di carta colorata come li conosciamo noi oggi. Venivano infatti usati i frutti secchi della pianta del coriandolo ricoperti da uno strato bianco che poteva essere per esempio zucchero. L'usanza di lanciare questi coriandoli era praticata anche per i matrimoni. Successivamente ai matrimoni è stato sostituito il lancio del riso, mentre per il carnevale solo alla fine del 1800 si iniziò ad utilizzare dei pezzettini di carta che erano scarti dei fogli utilizzati per le lettiere dei bachi da seta, e questa fu una trovata di due ingegneri italiani. Avete inventato di tutto, brutti porci? Fatemi sapere nei commenti se conoscevate queste 5 curiosità sul carnevale. Io vi invito come sempre a seguirmi sui miei canali social, Instagram, Facebook, e a iscrivervi al mio canale YouTube. Vi auguro un buon carnevale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Finita! Finita! Cazzo, finita!